All'orizzonte oggi proveremo una lezione short di Body BPF insieme a voi, Balance, Precision and Functionality, con la nostra palla ovale Body Ball per mantenere il nostro retto dell'addome sempre allenato e soprattutto per mantenere costante in allenamento i muscoli ilio-psoas. Prima posizione a terra, poniamo la palla sotto l'incavo del ginocchio, ci alziamo con il busto e manteniamo con l'altra gamba estesa e parallela al suolo per 6 secondi, espirando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tornando a terra. Ripetiamo l'esercizio per 3 volte, mantenendo la posizione della schiena guardando il ginocchio. Cambiamo ora la variante piegando la gamba e push verso sempre in direzione della spalla, ginocchio e ritornando a terra. Gli esercizi possono essere ripetuti a multipli di 3, 6 o 9 volte. Ora poniamo la nostra palla sotto entrambe l'incavo delle nostre due ginocchia e ci alziamo col busto per sentire contratto tutto il retto dell'addome, spingendo sempre dalla spalla in direzione delle mani. Espiriamo e ripetiamo per 3 volte. Cambiamo e ripetiamo tutto con l'altra gamba. Su di nuovo e 1, 2, 3 e torno giù. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e torno. Tenete pure anche con la mano l'altro ginocchio in direzione della spalla per sentire che il nostro bacino, ogni qualvolta si riposiziona a terra, non inarca la schiena. Ed ora di nuovo pieghiamo e stendiamo la gamba, stando sempre in alto con i nostri dorsali e la nostra schiena e il nostro collo. Ripetiamo 3 volte e riportiamo di nuovo al centro la posizione statica, mantenendo in contrazione gli addominali e fuori l'aria. 1, 2, 3 e torno giù. E su. 1, 2, 3. Respirate sempre buttando fuori l'aria. Cambiamo posizione portando la nostra palla ovale sotto ai glutei, esattamente sui glutei e non, mi raccomando, sotto l'arcata lombo-sacrale, perché lì potreste andare anche a schiacciare lungo i canali del nervo sciatico. Facendo un piccolo rullio con i talloni in point flex, permettete così a tutta la schiena di avere un appoggio migliore fino alla testa. Sollevate una gamba e inside, in chiusura, portate la vostra gamba e il vostro bacino, mantenendo, mi raccomando, le spalle ben aderenti al pavimento. E di nuovo su in stretch, outside, portate la gamba stesa in apertura. Attenzione a non alzare il bacino e quindi le anche dalla vostra palla. E inspirando sempre dal naso e espirando dalla bocca, la mandibola rilassata, altri 6 secondi in posizione. Lasciate adesso andare le vostre gambe per permettere un attimo di rilassamento e di decongestione alle vostre anche. E ripetiamo tutto con l'altro lato. Di nuovo in stretch, la gamba verso l'alto e in chiusura. Inside, manteniamo la posizione 6 secondi. E di nuovo al centro, stretch verso l'alto e outside in apertura. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e piegando ritorniamo. E di nuovo verso l'alto e andiamo in chiusura. Inside 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di nuovo portiamo sempre le nostre ginocchia avanti e indietro con le gambe per sentire un attimo di bacino. E di nuovo point flex, allungando le gambe, srotoliamo e facciamo in modo
di rimanere sotto esattamente le nostre spalle, le nostre scapole e ci aiutiamo a ritornare sedute con la stazione eretta della schiena. In ginocchio, cambiamo posizione e andiamo con la pancia a terra, cioè in posizione prona. Ci posizioniamo esattamente tra l'ombelico e le nostre anche, cercando di trovare, sempre con questo movimento avanti e indietro con le punte dei piedi, point flex, un balance, cioè un equilibrio, in modo che non si senta tensione sul collo, sui dorsali, ma un lieve appoggio di equilibrio tra il bacino, la palla e i nostri gomiti. Apriamo e chiudiamo le gambe per 6 volte. E di nuovo decongestioniamo, point flex per 3 volte e di nuovo su 1 e 2, espirando sempre 3 e 4 e 5 e 6 e torniamo giù. E ripetiamo anche questo esercizio per 3 volte. Andremo così a tonificare i nostri glutei. Saranno contratti tutti e tre i muscoli piccolo, medio e grande gluteo e il nostro glute femorale, ma comunque tutta la gamba, tenendo bene le punte stese. 3, 4, 5 e 6 e torniamo giù. Cambiamo posizione delle mani, le portiamo esattamente sotto le spalle, facendo una bella rotazione con le spalle, ci alziamo verso l'alto con la schiena e espirando buttiamo fuori l'aria dalla bocca, lasciando sempre la mandibola rilassata. E fuori l'aria in 6 secondi, fino a svuotarci completamente e torniamo giù. Lo ripetiamo anche qui 3 volte o a multipli di 3, quindi 6 o 9 volte. E ora andiamo a fare un po' di stretch e di allungamento alla nostra schiena, portando il peso verso terra, verso le braccia e le spalle per non caricare il nostro bacino. Srotoliamo la colonna vertebrale, ci poniamo in posizione eretta in ginocchio e concludiamo per oggi. Bene, abbiamo finito la nostra lezione short. E ricordiamoci, mens sana in corpore sano, perché noi siamo anche quello che mangiamo. Ciao da Amy, alla prossima!